Il problema che vorrei esporre al Ministro riguarda l'etichettatura dei prodotti. Con la globalizzazione abbiamo assistito ad un ingresso di merci nella comunità europea e quindi anche nel nostro Paese proveniente da più parti del mondo, sia paesi del Mediterraneo sia paesi extramediterranei. Noi che viviamo in Europa e quindi nella comunità europea dobbiamo rispettare delle determinate norme che riguardano sia l'HACCP sia le norme da poter scrivere sulle etichette, riguardo le norme igieniche e tutto il resto. Invece i prodotti che entrano dagli altri paesi, sia del Mediterraneo sia paesi del terzo mondo e tutto il resto, vorrei che rispettassero anche loro queste caratteristiche che dobbiamo rispettare noi, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia dal punto di vista delle etichettature e quant'altro. Perché dovremmo partire tutti quanti sullo stesso piano e poi chi è più bravo dovrebbe arrivare in fondo, magari anche prima degli altri. La domanda che vorrei porre al Ministro è questa. Lei, signor Ministro, come cerca di risolvere questo problema che hanno tutti gli agricoltori, soprattutto quelli italiani, perché assistiamo, come lei sa, sicuramente a tutte le truffe che ci sono con il Made in Italy e tutte le false etichette che ci sono in giro. Sono Alberto Staniscia, agronomo della cantina sociale di Paglieta. Grazie.